questa associazione, questa attività, perché la riteniamo molto significativa dello spaccato culturale veneziano. Tradizionalmente due erano i circoli cinematografici a Venezia, il Pasinetti e il Cineforum. Pasinetti, l'abbiamo ricordato anche in occasione, la città l'ha ricordato in occasione della scomparsa di Gianni Milner, è stato suo promotore, presidente, e di cui c'è in distribuzione anche un libro che riguarda appunto la figura di Milner, ed è stato anche ricordato quando qui in questa stessa sala, non molti mesi fa, è stato fatto il centenario, mi pare, dei fratelli Pasinetti, il letterato e il critico e regista cinematografico, e oggi quindi integriamo questo panorama sulla cinematografia colta così come è stata vissuta dalla città di Venezia, dei suoi cittadini, soprattutto dai giovani del tempo, che sono qui ancora molti di loro, un po' meno giovani, con 50 anni di più, ma perché ci pare un elemento importante nella storia vissuta di Venezia. Ecco, l'Aquilini ha questa funzione di essere interfaccia culturale della città, è frequentatissima dai veneziani, siamo tutti passati di qua, siamo tutti ex allievi per questa biblioteca, però è anche crocevia di altri momenti importanti della cultura, grazie al suo museo, all'arte contemporanea che noi cerchiamo di promuovere e in generale le attività culturali. Questa sera quindi abbiamo una sorta di tavola rotonda, anche se ci avvicendiamo al microfono una alla volta per lasciare spazio qui all'impianto tecnologico musicale che vedete, e ci avvicenderemo per questa memoria. In questo quadro ci è parso opportuno ricordare in particolare Camillo Bassotto, che del Cineforum Veneziano è stato promotore, animatore eccetera, e con lui Vincenzo Gagliardi, che è stato anche presidente nazionale del Cineforum. Dopo di me seguiranno allora Giuseppe Barbanti, che affronterà il tema dell'associazionismo cinematografico italiano con riferimento alla realtà veneziana, Giovanni Costantini, che ci parlerà dell'esperienza buranese, Carlo Vian, che traccerà un ricordo di Camillo Bassotto. Carlo Vian era uno dei organizzatori del Cineforum Veneziano. Marco Vanelli presenterà l'ultimo numero di Caviria, anche questa è una pubblicazione che in distribuzione ho visto sul banco fuori, che è una rivista di critica cinematografica. Carlo Montanaro, che è così, l'esperto di cinema veneziano, che più frequentemente noi disturbiamo per una collaborazione che ci è molto cara, e focalizzerà l'attenzione sul Cineforum Veneziano nella cultura cinematografica del dopoguerra, e ci presenterà, ci darà anche una scheda del film di Dreyer e dei musicisti, i quali più che mai ringrazio per aver voluto partecipare alla nostra iniziativa con una produzione originale ad hoc, perché il film notoriamente è muto, tradizionalmente c'era un accompagnamento musicale, ma stavolta l'accompagnamento musicale è prodotto adesso, non è di 70, quanti sono, anni, anche più, 80 anni fa, ecco, e quindi è un'occasione particolarmente sofisticata, significativa, anche sotto il profilo dell'accompagnamento musicale. Ringrazio veramente tutti, cerchiamo di essere tutti puntuali nei tempi, perché ci abbiamo un'ora e un quarto per far tutto e poi c'è il film. Buona serata. Buonasera a tutti. Niente, io volevo parlare un po' del discorso introduttivo sulla realtà dell'associazionismo cinematografico in Italia.
con riferimento alla realtà veneziana, nel senso che ne ha già parlato prima il Presidente, io ne parlavo con riferimento all'esperienza dell'associazionismo cattolico. Prima di tutto va fatta una premessa che tutte queste esperienze dell'associazionismo cinematografico, l'impianto culturale in Italia, nascono sulle ceneri dei cinebuff, cioè di cui anche in città abbiamo avuto, si è parlato in precedenti esperienze, una traccia molto rilevante, e perché i cinebuff erano in realtà l'unico movimento che durante il fascismo potesse essere organizzato su base nazionale legittimamente, per cui avevamo avuto una presenza incisiva e anche coordinata su tutto il territorio nazionale. Le associazioni, nello spirito successivo alla costituzione della libertà di associazionismo che caratterizzava tutti gli ambiti, quasi in reazione all'esperienza fascista che aveva fortemente penalizzato, cioè la possibilità di associarsi in primo luogo delle associazioni cattoliche, che era stata penalizzata perché era in realtà l'unico movimento che aveva conservato una qualche autonomia, nascono, godono di un'attenzione particolare da parte del mondo della Chiesa, perché in realtà la diffusione del cinema nasce nell'ambito dei patronati, dove ci sono le prime sale cinematografiche diffuse su tutto il territorio, e la Chiesa prende in seria considerazione nella seconda metà degli anni 40 la possibilità di questa fruizione, diffusione del cinema a livello popolare. Nasce infatti l'Associazione Cattolica Esercenti Cinematografici, che appunto si trova a operare rispetto alle altre associazioni di laiche, eccetera, con il vantaggio di avere degli spazi dei veri e propri cinema, che nascono anche il Cineforum di Burano, opera in una sala parrocchiale, per testimoniare questo filo conduttore che lega sin dalle sue prime espressioni la nascita dell'associazionismo culturale cattolico in ambito cinematografico. E il problema, la realtà è questa, è che c'è la diffusione popolare, ma c'è anche un'attività di natura culturale di spessore piuttosto consistente, perché il metodo appunto a cui si lega la nascita e la diffusione su tutto il territorio nazionale è quello del Cineforum, cioè il Cineforum di cui fu promotore il padre Félix Morion, che operava a fianco anche di Rossellini, che teneva corsi presso l'Università Prodeo, che è, diremo così, la matrice dell'attuale LUIS, cioè per dare l'idea del personaggio, aveva elaborato questo metodo, e questo metodo era in certo qual modo rivoluzionario, perché sconvolgeva completamente le modalità di fruizione, di come si vedeva il cinema. Le proiezioni adesso qua vivono magari nel ricordo, cioè c'è l'esperienza di Burano che ancora segue questo metodo, cioè la scheda critica che ti presentava il film, e successivamente c'era appunto il dibattito che seguiva alla discussione del film. Quello che è interessante e che conferma la bontà della strada seguita è che questo metodo, nato nell'ambito cattolico, diffuso appunto da questo padre domenicano, che ebbe poi dopo cioè anche i padri gesuiti, il centro San Fedele di Milano, la figura di padre Nazareno Taddei, cioè abbiamo altre figure che seguono padre Morion su questa strada, e fanno sì questo, diremo così, sostrato di natura culturale, di natura scientifica, perché appunto si parla di approccio semiologico al cinema, fa sì che il metodo venga anche recepito, usato dai circoli di ispirazione laica, di altro impianto, cioè voglio dire che diventa un approccio che coinvolge questo cinema che, diremo così, si connota per portare film che non si vedono nella circuitazione diversa, per quello che è adesso il cinema cosiddetto di qualità, cioè queste costruiscono le prime espressioni di una presenza
di come affermare la presenza di un cinema di qualità che in qualche modo contrasta anche le esigenze di quella che era la distribuzione, che evidentemente aveva un'ispirazione di natura commerciale. Il discorso prosegue appunto con la nascita delle associazioni. Allora, a livello nazionale abbiamo prima il Centro Studi Cinematografici, che nasce nei primi anni 50, e questo è il nucleo della futura Federazione Italiana Cineforum, che avrà, a cui aderirà il Cineforum Veneziano, e che avrà a Venezia una, diremo così, un punto di riferimento a livello nazionale, sia perché appunto, come accennava prima il Presidente, a Venezia era, di Venezia era l'onorevole Vincenzo Gagliardi, che fu fino alla sua scomparsa nel 68 presidente dell'associazione della Federazione Italiana Cineforum, sia perché a Venezia abbiamo l'esperienza della rivista Cineforum, che è tuttora in circolazione, diffusa eccetera, un prestigioso periodico, ma che nasce nella nostra città come appunto supporto culturale a tutto questo lavoro che si veniva fatto sul territorio attraverso la diffusione di Cineforum, uno strumento che va oltre il bollettino informativo, diventa proprio una rivista di natura specialistica, ricordiamoci, non in ambito universitario, perché la disciplina non avevano ancora dignità universitaria, cioè era proprio un'iniziativa di cultori del cinema che voleva dare gli strumenti adeguati per fruire di queste nuove produzioni, di questi nuovi film che arrivavano e che arrivavano solo attraverso il Cineforum, la Federazione Italiana Cineforum in Italia, e consentire una fruizione consapevole, cioè voglio dire prendere consapevolezza dello strumento, del metodo, della conoscenza della filmografia dell'autore, eccetera. Il discorso si innesta poi in questo discorso anche la ventata del Concilio Vaticano II e la presenza del mondo cattolico in un ambito che è quello sociale della società italiana, e per cui il dibattito si dilata su un significato lentamente diverso, nel senso che si va oltre l'ambito estetico e il film diviene così uno strumento, sì, continua a restare un'opera d'arte, ma si cerca di dare a questa espressione una prospettiva, collocarla in un contesto più ampio, che guarda anche alla società. E proprio da Venezia, relatore della legge, della prima legge italiana sul cinema, che nasce proprio anche in questo, che tiene presente e riconosce per la prima volta le associazioni italiane di nazionale cultura cinematografica, è l'onorevole Gagliardi, che nel 1965 è il relatore della prima legge sul cinema, che affronta in maniera organica il problema del cinema, anche il problema del sostegno al cinema, perché prima c'erano solo circolari ministeriali, da un impianto legislativo al sostegno e anche al cinema di qualità. Quindi in questa prospettiva, quindi Venezia è importante per la storia dell'associazionismo cinematografico italiano, per la presenza di queste figure che in parte ricordiamo oggi, ma perché quello che è successo da Venezia è partito anche una visione che poi si è estesa a tutto il paese, anzi sono nati i presupposti per fare quel discorso del cinema di qualità che poi ha preso sviluppi, crescite eccetera, cioè che non erano assolutamente prevedibili 46 anni fa. E prima abbiamo visto il Concilio Vaticano II che interviene nella vita, cioè influisce, indirizza in qualche modo l'attività che si svolge negli altri di questi circoli, poi abbiamo naturalmente anche il fenomeno del 68, cioè il 68 è un momento molto importante anche per una svolta all'interno della vita della Federazione Italiana Cineforum. Una cifra potrà dare l'idea delle dimensioni che aveva assunto il fenomeno a livello nazionale, cioè in Italia c'erano circa 240 circoli, cioè in media una quindicina, 20 per regione, e poi naturalmente c'erano regioni in cui erano molto diffuse, che sono le regioni del nord, cioè la Lombardia, vogliamo il Veneto, c'era un'ampia diffusione, e poi dopo parliamo di circa 70.000 soci a livello nazionale. Il problema con l'avvento del 68, abbiamo visto lentamente l'ingresso del sociale e anche questo porsi all'interno della Federazione Italiana Cineforum di venire allo scoperto di due anime,
probabilmente su questo influì anche sulla accelerazione degli eventi, influì la scomparsa di Gagliardi, nel senso che c'era un'ala, diremo così, che riteneva opportuno sostenere collocarsi culturalmente sulle posizioni, diremo così, del partito che allora raccoglieva il mondo cattolico, invece un'ala che quindi fedele a una visione di un collateralismo di stampo interclassista, nel senso che vedeva la società dal punto sempre la contrapposizione di classi, invece un'ala che voleva farsi portatrice anche in questo contesto di fermenti della società. Per cui abbiamo, diremo così, tra il 68 e il 70, l'avvento di Zambetti alla presidenza maturano i presupposti, diremo così, per la nascita di una scissione all'interno della federazione. Dobbiamo tenere presente, tanto per chiarire questa scissione, che è molto variegato il mondo dell'associazionismo culturale cattolico e laico in Italia, cioè mentre parliamo all'estero, per esempio in Francia ci sono due associazioni eccetera, in Italia c'è sempre stato questo pluralismo che per alcuni è visto come ricchezza, alcuni è visto come impoverimento. Comunque c'è stato, basti pensare appunto che nasce dalle costole della Federazione Italiana Cineforum, il CINIT, cioè il Cineforum Italiano, che è poi l'associazione fondata da Bassotto, Dorigo, con l'apporto anche di Fiorenzo Visci nel 1970, ma di lì a qualche anno nasce l'Associazione Nazionale dei Circoli Cinematografici di ispirazione cattolica collaterale all'ACE, nasce un'associazione di salesiani, il CGS, per cui abbiamo un universo molto articolato, cioè poi l'associazione, la cosa sarà in evoluzione, adesso ne parlerà più propriamente Montanaro, però quello che c'è da dire, il segno distintivo tra la FIC e il CINIT fu questa apertura che ebbe il CINIT, oltre a proseguire nell'elaborazione del metodo del Cineforum, l'attenzione che ebbe in anni in cui stavano proprio prendendo sopravvento, soprattutto per la televisione, i giornali, e guardare, cioè forme di comunicazione, infatti per appunto la rivista si intitolava quella che nasce, da cui nasce poi capire, si intitolava CN, che è acronimo di comunicazione di massa, cioè questo differenziò il CINIT alla nascita, poi dopo sulle pubblicazioni e sulla linea culturale magari dirà qualcosa di più preciso Carlo Montanaro. Grazie. Ecco, Giovanni Costantini ci parla in modo più mirato e specifico dell'esperienza di Burano, che dura tuttora. Appunto, io intanto ringrazio la Fondazione e il suo Presidente per avermi dato la possibilità, spero di aver contribuito anch'io a mettere questa scintilla perché si possa tenere questo incontro, che ha lo scopo fondamentale della nostra presenza, parlo come mondo cattolico, nel senso come siamo nati, nel panorama del cinema italiano. Tutto quello che ha ricordato Barbanti va tutto bene. Difatti noi, alcuni giovani della Nazione Cattolica di Burano, a quel tempo siamo partiti con quelle basi, abbiamo visto la locandina di uno dei tanti anni che ormai si faceva il cinema, ci siamo innamorati di dire facciamo anche noi un cinema a Burano. Burano, credo che quasi tutti voi lo sapete, è un'isola che conserva in modo positivo a volte certe esperienze che possono essere anche considerate per molti superate, ma noi ci siamo messi a fare questo. E la volontà di scrivere il diario da parte mia è stata quella di non far dimenticare questa esperienza che fino adesso ha durato 50 anni e quindi e che possa essere in futuro anche di esempio e che possa in qualche modo, anche trasformandosi, facendo tutte le modifiche che i tempi chiedono, che possa essere portata avanti e che sia diciamo di esempio, se così vogliamo dire una parola.
E quindi noi siamo partiti con il classico metodo del cineforno di allora, inizio della proiezione, a volte alcuni coordinatori anche facevano la presentazione e poi c'era la proiezione e quindi il dibattito alla chiusura e quindi il coordinatore coordinava. Questa usanza, da quello che mi risulta, è stata un po' anche abbandonata dai circoli nostri e anche tutti gli altri. Noi invece a Murano abbiamo questa ambizione di dire che l'abbiamo conservata fino all'ultimo film che abbiamo fatto l'altro anno e l'abbiamo conservata. Poi vi dirò anche che non è stata una cosa vana, perché fare una bella scheda filmografica dopo aver visto il film, mettere tutte le cose che la pellicola dice, è bello, ma la discussione è un'altra cosa. L'uomo che per lo spettatore che per due ore, un'ora e mezza, è stato prigioniero dell'immagine, in qualche modo si è, o è contrario, oppure si lascia convincere che quello che dice il film. Invece nella discussione, poi, un po' alla volta, più che si allontana, c'è tutto un mondo diverso. Tanto è vero che possiamo dire che il metodo, se va seguito in questo modo, porta a dire uno, ma veramente io lo vedevo in questo modo, non cambio idea, però quello che ha detto l'altro, tutto sommato, hai ragione. Questo per tutti i temi che abbiamo affrontato. E quindi queste sono le motivazioni per cui ho voluto scrivere questo diario a memoria con tutti i programmi che per fortuna abbiamo conservato e che abbiamo conservato, abbiamo cercato di far capire quello che abbiamo fatto con alcuni programmi e diciamo i temi soprattutto, perché non abbiamo fatto un cineforum classico nel senso del cinema, per il cinema, l'autore, tutto quell'aspetto. Noi abbiamo inseguito i temi sociali della società, nel contesto, abbiamo fatto le più svariate pellicole che hanno messo specie il tema sulla droga, il tema religioso che non è mai stato trascurato, il tema di tante altre cose che adesso vedrete in questa breve illustrazione di fotografie. Allora, ecco, questa è la sala dove abbiamo proiettato per 50 anni, questa è l'entrata, in alto c'è il nostro grande amico, indimenticabile Camillo Bassotto, perché a lui dobbiamo specie i primi anni, quando si fa un cinema, quando si fa un circolo, ci si trova impreparati in tutto si comincia da capo, ambienti, cose, argomenti, cultura, insomma, che veniva trasferita una volta molto di più di adesso. Adesso viene trasferita perché c'è il film usa e getta e c'è l'evasione. Allora i film avevano uno spessore ed erano soprattutto nella cultura, era l'unico spettacolo di massa, la televisione era pedalini, non c'era quello che c'è oggi. E quindi le cose, al sabato e alla domenica, cinema. Avanti. Ecco, questo è il programma del 1960-61, perché era a cavallo tra la fine anno, quindi non vi racconto nulla, però questi sono i titoli che abbiamo fatto. Avanti. Ecco, questa è una tessera per dire del primo anno, come vedete, 1960-61, da 167, intestata al nostro socio Tagliapietra Adriano, chiamato Annibale. Questo per dire che non vi racconto e accanto ci sono dei nomi che hanno fatto, diciamo, grande il nostro circolo, il dottor Bassan, la signora Anna Degliacco, Romano Memo, Adriano Tagliapietra, Palmisano, D'Este, Franco Regazzo, che mi sembra stato il primo presidente, il nostro primo, abbiamo detto anche il presidente, quindi erano tutte novità e tanti altri amici che sono stati partecipi, soprattutto i primi anni della cosa. Vedete, per esempio, vi elenco il nome di Emilio Bovo, perché con la cultura che avevamo a quel tempo, credo che vi ricordate i film americani quando ci presentavano Gesù di Nazareth,
tutto mansueto, con i capelli lunghi e tutto quanto. Ecco, quando abbiamo visto il Vangelo secondo Matteo, lui ha detto finalmente vediamo un Gesù come uno di noi, per dire il passaggio da un modo o un altro di vedere il film e soprattutto di fare un film. Ecco, questi sono i primi, allora a quel tempo erano titoli che chi come Montanaro sa, sono con gli attori, il terzo qui sulla destra è La Fontana della Vergine, il grande film come hanno nombrato, Alle Guinness su Orizzonti di Gloria, avanti. Qui abbiamo alcuni nostri fondatori che ci sono accanto, vedo Pio Petragnoli che allora era assessore, ma questo che vedete con gli occhiali è il dottor Bassan, era il nostro medico condotto e quindi anche lui è stato un protagonista, in parte di Tavotita Manchini che era un po' più giovane di adesso. Qui al centro abbiamo sempre il dottor Bassan e con Vincenzo Gagliardi che anche lui ci ha fatto una visita in uno di quegli anni. Nella destra vediamo il nostro parroco che ci ha permesso allora di fare il cineforum, che non era una cosa tanto semplice, con il professor Remigio Barbaro di Burano, scultore francescano. Avanti. Qui abbiamo altre persone, vi faccio notare la signora con gli occhiali al centro, anche lei è stata un indimenticabile, purtroppo tutte queste persone non sono più presenti. Questo. Avanti. E qui una serie di pellicole come La caduta degli dèi, Scene da un matrimonio di Berman, Il delitto Matteotti, tanto La bella di giorno di Brunner, Il caso Moro, Lo sprettato. A proposito di tutti questi, a parte quelli che voi credo che già conoscete, Lo sprettato era stato fatto negli anni 50, 57, 58, non mi ricordo proprio in l'anno, e allora ci dicevano non andate a vederlo perché è blasfemo, fa male, fa la male della Chiesa, quindi tanti non sono andati. Ecco, avevano rifatto negli anni 80, abbiamo visto la trasformazione, cioè un pubblico che in modo laico affrontava il tema di una crisi religiosa di un sacerdote e qui si vedeva quanto cresceva per queste cose, pensandole e dice sì, era cambiato tutto già in quei primi vent'anni. E il caso Moro, che abbiamo dedicato ben tre pellicole al caso Moro. Una l'ha coordinata l'avvocato Diadello, che vedo qui presente, e quindi dopo, per dire che le discussioni erano le discussioni, il padre ognuno parteggiava per se stesso, non è che veniva dentro con il mandato di dire io penso come te, oppure no, ognuno diceva sempre dentro, dal primo all'ultimo anno. Avanti. Qui dopo siamo arrivati, faccio un salto intanto perché devo restare dentro i miei tempi, 30 anni, abbiamo fatto il primo, che qui abbiamo avuto la collaborazione con il circuito Cino, che allora era appena nato, mi ricordo Ellero che ci ha aiutato e abbiamo fatto tutta una serie di film. Abbiamo preso dai vecchi film che avevamo fatto i primi 30 anni. Dobbiamo dire che in quell'anno già ci siamo accorti che le nuove generazioni non avevano provato molto interesse per i film come La Fontana della Vergine, L'Alpa Birmana, era cambiato, che ci siamo accorti che è cambiato, che era cambiato la sensibilità e tutto. Poi il resto lo fa quello che è successo a Venezia, penso l'emigrazione, la gente che si sposta, i giovani che vanno e quindi perdi anche forza e quindi il ricambio quando avviene, avviene come vi ho detto. Avanti. Ecco, continuiamo, abbiamo affrontato il tema della droga, ma con diversi. Questo lo cito perché è venuto Don De Pieri, che presiede ancora la comunità a Mestre, e ha portato a quel tempo anche due o tre giovani che erano nella sua comunità. Abbiamo fatto una collaborazione con la scuola, perché abbiamo collaborato con la scuola, con il consiglio di quartiere, con l'amministrazione comunale, col circuito Cima, non siamo stati
una setta chiusa tutta per noi per fantasticare solo sulla pellicola. Abbiamo fatto attività, impegno, partecipazione, perché questo è il discorso. La partecipazione, il quale uno quando va fuori dice questa sera, queste ore le ho spese bene, mi è servito a qualcosa. Questo è le soddisfazioni che a volte siamo andati a casa a mezzanotte. La settima stanza, come non ricordare questa salta veramente che ha dato un esempio, purtroppo anche qui non è che abbiamo raccolto tanti consensi quella sera anche per la partecipazione, è stato certamente un grande film anche per la conoscenza stessa della persona. Amalfi, perché ho messo Amalfi? Questo qui potrebbe passare ed è in un certo senso era sul tema dell'alcolismo una coppia in crisi perché lei beveva e quindi a parte il film che ho detto se fosse stato a prendere il Grand Hotel più o meno uno può darsi che uno avesse anche detto ma cosa ci fanno vedere e invece è venuto fuori una discussione, siamo rimasti fino a dopo la mezzanotte, ho portato mi ricordo, solo il nome mi ricordo perché ho perso le tracce, un alcolista anonimo, quindi non ho portato il dottore, il medico per dirci vai in clinica, ti curi, no, ho portato un alcolista anonimo che so che ha una sua funzione particolare e lui ci ha entusiasmato tale che ha detto in sostanza questo, il bicchiere che adesso è vuoto perché non lo riempie più di vino, io lo sto riempiendo di tutte queste attività di incontri per i miei amici che stanno passando quello che ho passato io, per l'impegno nella comunità, per il bene comune, serate come queste, e so che se non lo riempissi con queste argomentazioni, con queste motivazioni di fondo, lo riempirei di nuovo di vino. E lui ha detto anche, io non sono molto religioso, perché fa, ognuno ha le sue idee, però questa esperienza mi ha avvicinato molto, siamo rimasti fino alle 12:30, che non è una cosa, perché far venire la gente al cinema era difficile, oppure viene perché si gode lo spettacolo, solo lo spettacolo, ma poi farla fermare alle 10:30, 10:15, 11 per discutere è ancora più difficile, quindi è questo l'impegno perché voglio dirvi dell'importanza del vetro del cinefono. Avanti. Poi abbiamo collaborato con la scuola, questo è il regista Angeli, che è venuto a Burano un giorno a presentare Con rabbia e tuo amore e in parte qui c'è il ringraziamento dei ragazzi della scuola che ci hanno ringraziato. La stessa lettera è stata fatta quando che Montanaro è venuto a Burano a fare un corso alla scuola per due giorni su come nasce l'immagine, partendo quindi da quando anche a quel tempo siamo andati con la scuola, abbiamo fatto, come si può dire, quello che un circolo, secondo il mio punto di vista, deve fare. Avanti. Questo sono io che parlo al congresso del Lido di 6-7 anni fa, 8 anni fa. Andiamo avanti. E qui abbiamo fatto anche i grandi film, vedete questo è Anne, è venuto il professor Giovanni che in qualche modo qualcuno mi aveva detto con questo film farai 4 persone, 5 forse, a parte i soci. E invece ho riempito la sala per fortuna e anche questo ci ha dato una soddisfazione. Un altro film, Segreti di Stato, questo regista, ha rifatto la storia del bandito Giuliano, ha tirato fuori le lettere che il comunista Secchi aveva scritto e che non corrispondeva, quindi ha praticamente messo in discussione la storia che fino ad ora era stata. Anche lui, come Angeli, quando è andato a casa, quindi un regista che è a Murano, che è quello che è, in isoletta, non è che facciamo tante cose, eppure erano soddisfatti di aver vissuto l'esperienza di venire alla base, alla fonte dove sentono le luci comuni. Avanti. Questo invece è uno, io vi potrei dire che faceva l'operatore al cinema, non al cinema privato, al cinema privato, diciamo.
e potrei citarlo come l'operatore del film di Tornatore, la cosa sfugge il nome, Cinema Paradiso. Ecco, questo alla sera nel campiello suo tirava fuori la macchina, faceva vecchie pellicole con tutti i ragazzi, e quando faceva questo gli si illuminava il volto, perché lui ha vissuto per il cinema, solo per il cinema. Ancora, come vedete, il codice da Vinci, io avevo discusso su Alberotti, sul film di Alberotti, che c'è anche qui Giorgio Longo, che è venuto lui, perché ho detto per parlare, bisogna portare un impegno in politica, e come vedete tutti gli altri sono noti, per vedere che abbiamo chiuso con noi, credevamo, con l'Unità d'Italia d'altro, che non ho raccolto, per essere sinceri, molti entusiasmi, ma in qualche modo quest'uomo, avendo speso tanto lo Stato per farlo programmare tutto, ha cercato un modo diverso di ricostruire, e con questo credo che abbiamo finito. No? Sì, questo è il gruppo del volontariato cinema, che senza di loro, perché spese, solo le spese vive, noi abbiamo sempre dato un po' a tutti perché sono venuti e basta, spese vive. Il resto è sempre stato volontariato, c'è forum, difficilmente oggi si può sostenere, perché i costi, non parliamo del commercio, del noleggio, quello che deve costare una pellicola, una sera, solo la farla, paga il noleggio della sala, può immaginarsi se può sostenersi. Ecco, e quindi è molto difficile anche in questo campo. Volevo chiudere con questa argomentazione. Il Cineforum, il suo metodo, come è nato, come me l'hanno fatto conoscere e che l'ho portato avanti assieme a tanti altri amici, parlo a nome di tutti, ne si prende, è valido con la discussione, perché senza la discussione sarebbe una bella rassegna di film che mi propongo, lo vado, me li vedo, me li medito, me li tengo per conto mio. Invece discussi, portati avanti, messi alla contestazione, specie quando anche poi i coordinatori, per esempio qui Montanaro, il coordinatore Valvanti, il coordinatore Marino e altri che prima ho citato, ma poi vengono, perché allora anche stasera questo crea comunità, quindi il Cineforum per me va continuato col metodo della discussione, quella da la risposta a uno dei tanti motivi di fondo che il cinema è nato e che bisogna discuterlo, contestarlo, approvarlo o non approvarlo. Grazie.